Allora, voltiamo con 4 catenelle. E lavoriamo una maglia alta in questo punto. Ora facciamo 3 quadretti vuoti. È il momento di lavorare una nocciolina che, stando sul giro rovescio, verrà chiusa all'incontrario, quindi 5 maglie alte. Prendiamo la prima maglia alta del gruppo, eccola qui, e chiudiamo la nocciolina terminando con la maglia alta. Facciamo un quadretto vuoto saltando 2 maglie di base e lavorando un'altra maglia alta nella terza, poi lavoriamo 9 maglie alte successive. Un quadretto vuoto. Una nocciolina. Ricordatevi di chiudere in questa maniera quando trovate la nocciolina nera, ossia che si lavora stando sul rovescio. Una volta fatta la nocciolina, lavoriamo 3 quadretti vuoti e più le maglie del gruppo finale, le maglie alte del gruppo finale. Allora, un quadretto, due, e tre. Terminiamo il bordino con 3 maglie alte. A questo punto passiamo al 14° giro, scusate, al 12° giro, voltando con le 3 catenelle classiche, lavorando le 3 maglie alte. E facendo 2 quadratini vuoti.
Dopo i due quadretti vuoti, facciamo la nocciolina. Di nuovo quadretto vuoto più 9 maglie alte successive. Dopo il quadretto vuoto lavoriamo 9 maglie alte consecutive. 1 Un quadretto vuoto, una nocciolina. Saltiamo le due di sotto e completiamo il quadretto. Nocciolina. Una, due, tre maglie, tre quadretti vuoti e una diminuzione. La diminuzione la lavoriamo con la maglia alta doppia. Ecco qua. Abbiamo fatto il 12° giro. Ora passiamo al 13°. Lavorando 4 catenelle e voltando il lavoro. Segniamolo così sappiamo dove ci troviamo, soprattutto per me che sono una smemorina cronica. Ecco qua, abbiamo fatto le 4 catenelle, adesso completiamo con la maglia alta e abbiamo il triangolino. Sarebbe questo. Adesso facciamo le 3 maglie e i 3 quadretti vuoti. Ok, abbiamo fatto i 3 quadretti vuoti. Ora la nocciolina. Ricordiamoci che stiamo sul rovescio del lavoro, mi raccomando.
Dopo la nocciolina facciamo 1, 2, 3 quadretti vuoti. Allora, completiamo il quadretto della nocciolina con la sua maglia alta. Ok, ora facciamo i nostri 3 quadratini vuoti. 1, 2 lo saltiamo, prendiamo qui, facciamo la maglia alta. Di nuovo, saltiamo, 1, 2. E lavoriamo la maglia alta, 2 catenelle, saltiamo le due di base, quelle precedenti, e facciamo di nuovo una maglia alta. Ora facciamo una nocciolina nello spazio che ci si presenta di nuovo. Eccola qua, come potete vedere. Una volta fatta la nocciolina, completiamo il giro con i 3 quadratini vuoti e il gruppo di 4 maglie alte, anzi 3, se consideriamo che questa la usiamo per completare il quadratino. Quindi andiamo col primo quadretto vuoto, 1, no, ah, ecco. 1, 2, 3, 3 e facciamo le 3 maglie alte per terminare. 1, 2. E 3. Tredicesimo giro terminato. Lavoriamo 3 catenelle per voltare e passare al quattordicesimo. Il quattordicesimo giro, come vedete, è quello di chiusura del cuoricino, perché dopo i nostri quadratini vuoti, in questo caso 4, lavoriamo consecutivamente 3 noccioline che vanno a chiudere il cuore. Allora, riprendiamo. 3 maglie alte. Una, due, tre, quattro. Quattro quadratini vuoti. Tre noccioline consecutive, partiamo dalla prima.
la seconda, e la terza. Ecco qua, le tre noccioline, dopodiché facciamo altri tre quadratini vuoti, quadretti vuoti, più la diminuzione con la maglia alta doppia. Andiamo, uno, anche perché siamo quasi agli sgoccioli, uno. Due, prendiamola bene, eccola qua. Tre, e la diminuzione. La maglia alta doppia. Questo è il giro appena terminato con le tre noccioline. Ora voltiamo il lavoro e passiamo al quindicesimo giro, che come potete vedere è tutto lavorato a quadretti vuoti. Quindi segnalino, passiamo qui, facciamo le 4 catenelle per voltare, 1, 2, 3 e 4, voltiamo il lavoro e iniziamo il quattordicesimo giro. Facciamo una maglia alta per completare il triangolino e poi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadretti vuoti. Ecco qua, 9 quadretti e le 3 maglie alte per terminare. Passiamo al sedicesimo giro, facendo 3 maglie, 3 catenelle per voltare, maglie
Ora lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 5 quadretti vuoti. Uno, due, tre, quattro e cinque. Dopo il quinto quadretto vuoto lavoriamo un quadretto pieno. Quindi facciamo due maglie alte all'interno. Ecco qua il nostro quadretto pieno e altri due quadretti vuoti più la diminuzione. Ora facciamo la diminuzione con la maglia alta doppia. Ok. Passiamo al 17esimo, lavorando sempre. In questo caso facciamo 2, 3, 4 e 5 catenelle. 5 catenelle, quindi per voltare facciamo un quadretto pieno uno, due centrale e la maglia alta di chiusura. Il quadretto pieno, eccolo qua, il primo. Adesso facciamo la maglietta, il quadratino vuoto, scusatemi. Quindi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e lavoriamo la maglia alta nella successiva. Ecco qui il nostro quadretto vuoto. Ora nuovamente il quadretto pieno. Quindi 2 maglie alte all'interno. E una maglia alta di chiusura di completamento. Terminiamo con 4 quadretti vuoti e le 3 maglie alte finali. Una, due, questo è il terzo, quarto, eccolo qua, e tre maglie alte. Uno. Due e tre, fatemi allargare, ecco qua la catenella, ecco qui, abbiamo terminato lo schema, la ripetizione. Infatti, come potete vedere, abbiamo il cuoricino completamente fatto. Terminato. Guardate che carino. A questo punto continuate ulteriormente riprendendo dal secondo giro, perché questo in pratica l'abbiamo fatto, è questo qua su, non dovete ripeterlo. Dovete ripartire dal secondo giro e come potete vedere,
i quadretti pieni si uniscono dando vita a questo fiorellino.